Il Red de Rationem è andato in scena domenica sera intorno alle 21 al rientro del Campobasso dalla trasferta di Latina. Fuori i cancelli del Romagnoli un nutrito gruppo di tifosi ha voluto incontrare la squadra dopo la pesante sconfitta subita dai rossoblù a Latina. Un confronto proficuo con toni civili nel quale i sostenitori del Lupo hanno ribadito il loro appoggio incondizionato alla squadra, ma di contro preteso concentrazione, attenzione durante gli allenamenti e le gare e comportamenti professionali nelle ore libere, soprattutto serali. I calciatori hanno ascoltato il rigoroso silenzio, alcuni hanno preso la parola e rassicurato gli appassionati. A spiegare le ragioni dell'ennesima debacle, Capitan Bontà, il difensore Campobassano Magri e l'attaccante Maurusso. Nessun rappresentante dello staff tecnico e della dirigenza, solo calciatori. Bontà ha promesso massimo impegno già a partire dalla prossima sfida contro il Foggia di Zeman. I tifosi non chiedono la luna, ma solo di vedere in campo una squadra che lotti fino al triplice fischio finale. Badate bene, si può perdere, ma bisogna farlo con dignità, onorando la maglia, rispettando chi ogni domenica macina chilometri per sostenere i colori della propria città. Attraverso i social, intanto, il difensore campobassano chiede scusa ai tifosi, ai compagni, allo staff e alla società per il comportamento avuto dopo il triplice fischio del direttore di gara. Finita la partita, Magri ha raggiunto lo spogliatoio evitando il terzo tempo con compagni e allenatore riuniti in cerchio in mezzo al campo e il contatto con la tifoseria. Non volevo mancare di rispetto a nessuno in quel momento, scrive. La tristezza, la vergogna e l'amarezza che avevo dentro mi hanno spinto ad abbassare la testa e sparire. Nel frattempo la squadra ha ripreso gli allenamenti nel quartier generale di Vinchiaturo per preparare l'affascinante sfida contro Zemanlandia. Cosa serve al Lupo per evitare un'altra imbarcata? Equilibrio, dunque difendere meglio e massima concentrazione per evitare errori macroscopici che una squadra che vuole salvarsi senza passare per i playout non può permettersi.